c'è chi l'ha definita una sfida ad altri tempi, quella che si è disputata qui a Molinella per le ultime elezioni amministrative. In questo comune del Bolognese, che ha da poco superato i 15.000 abitanti, è ancora vivo il Partito Socialdemocratico, che dal dopoguerra ha vinto ripetutamente le elezioni, solo con qualche eccezione. Insomma, qui a Molinella, il Partito Democratico ha dovuto giocare fuori casa. Una competizione elettorale tutta in salita, che però alla fine ha regalato grandi soddisfazioni, con il Partito Democratico che è riuscito a riconquistare il comune. A portare a termine con successo l'impresa è stato il 31enne renziano Dario Mantovani. Andiamo in comune per conoscerlo. Dario Mantovani, sindaco di Molinella, prima il ballottaggio con il candidato socialdemocratico sostenuto da Forza Italia, poi la vittoria con il 55%. Te lo aspettavi questo risultato? Mi aspettavo di vincere dopo il risultato del primo turno, che la forbice era assai ridotta, era intorno a un punto percentuale, sapevamo che una gran parte dell'elettorato che magari non veniva rappresentato al ballottaggio poteva smuotare verso di noi, quindi dopo sì, ci eravamo fatti l'aspettativa di vincere. Prima del primo turno diciamo che non era così scontato, anzi era molto difficoltoso immaginare un scenario di questo tipo. 3 mesi fa era ancora più difficoltoso, 6 mesi fa era considerato impossibile. Così abbiamo dato più o meno quelle che erano le nostre aspettative nel corso del tempo dal congresso fino ad oggi. Raccontaci un po' la tua campagna elettorale, su che cosa hai puntato di più? Ma noi abbiamo fatto un rinnovo della dirigenza del PD, nella sostanza totale, perché abbiamo dal 2009 ad oggi non c'era solo un solo candidato in consiglio comunale che era stato ricandidato anche nel 2009, quindi abbiamo ricambiato tutti i candidati, abbiamo cambiato tutti i vertici del partito. Non abbiamo fatto una campagna contro gli avversari, che a Molinella non ha mai pagato e credo che non paghi neanche a livello nazionale, come ci dimostra in questi giorni dopo i risultati degli europei. Demonizzare non serve mai a niente. Per questa campagna elettorale sei andato anche all'estero, a Budapest per l'esattezza. Sono andato a prendere la firma di un nostro candidato in consiglio comunale, che peraltro sarà anche un consigliere incaricato con qualche delega, che si chiama Lorenzo Gualandi, è uno dei ragazzi secondo me più di prospetto che abbiamo, e lui era là in Erasmus, ci serviva la firma, ho detto beh vado 24 ore a prenderla personalmente, e quindi sono andato alle 7 del mattino, sono partito da Malpensa, poi alle 6 del mattino sono ripartito da Budapest per tornare qua, 10 e mezzo ero a lavorare alla festa unità però, quindi diciamo che ho fatto quadrare i tempi. Tu sei molto giovane? E adesso che sei qui, che sei sindaco, largo ai giovani? Largo ai giovani, sicuramente ne abbiamo tantissimi in consiglio, cerchiamo anche, senza magari dare dei ruoli che possono schiacciarli subito, cerchiamo di farli crescere, per alcuni assessorati importanti abbiamo anche delle persone di esperienza, delle persone che hanno le capacità tecniche, in consiglio tenderemo a dare molte deleghe ai consiglieri comunali, che adesso è nei comuni di sopra i 15.000 è una cosa che si può fare per valorizzarli. La sera della vittoria a Molinella c'è stata una grande festa, ti hanno fatto fare anche un bagno in piscina. Mi hanno proletariamente buttato nella fontana comunale che è qui davanti al municipio, io ho cercato di opporre quanta più resistenza potevo, ma penso fosse impossibile. Era una vittoria, tanto più che non era attesa, o perlomeno non era considerata possibile fino a poco tempo fa. È stata, come dire, uno sfogo da parte di tutta una parte della popolazione che non credeva di giocarsela, se l'è giocata, ha vinto ed è anche comprensibile una manifestazione di gioia di quel tipo lì. Poi naturalmente dal giorno dopo comportamenti molto sobri, anche perché uno dopo va a rappresentare l'intera comunità, quindi abbiamo dato spazio di festeggiamenti per 4-5 ore, dopo stop. In questa campagna elettorale quali sono stati i momenti più belli? C'è qualcosa in particolare che ti ha emozionato? Allora, i momenti più belli sono stati quelli quando abbiamo cominciato a verificare che contro anche quelli che erano
le previsioni della parte più conservativa del partito, del nostro movimento, che una squadra di ragazzi, in sostanza, con qualche innesto di esperienza, contro qualsiasi tipo di pronostico, riusciva ad avere sempre maggiormente l'attenzione della popolazione. Le nostre iniziative, soprattutto quelle molinellesi, delle frazioni più difficili, ma è difficile per tutti, sono stati dei grandi successi. Cioè, siamo riusciti a fare gravitazionare attorno a noi un grande numero di cittadini che si interessavano sempre più a quello che stavamo facendo. Insomma, abbiamo visto che c'era un consenso popolare crescente. Esserci riusciti cambiando totalmente mentalità da un mese all'altro e con una squadra di ragazzi, nella sostanza, è per me una fonte di soddisfazione incredibile. Abbiamo dimostrato che quello che dicevamo da qualche anno era vero, cioè abbiamo avuto delle ragioni politiche in questo.